Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, oggi è il day one, definiamolo così, nuova season 4 alle ore 18 italiane. Vi dirò tutto quello che accadrà, alle 18 saremo anche in live per scoprire la nuova mappa di Warzone Fortune Keep. Mettetevi comodi, spaccate questo TG Code con un bel mi piace, arriviamo a 500, vi ricordo sono attivi anche gli abbonamenti. Se volete supportare il mio canale, e mi raccomando ragazzi, la mia collaborazione con ebba.com importantissima, soprattutto oggi che è season 4, perché ad esempio se dovete comprare il pass battaglia, dovete comprare il bundle o quant'altro, comprate i crediti su ebba.com col mio codice sconto, risparmiate un sacco di soldi e quindi appunto potete poi comprare un sacco di Call of Duty point. Ad esempio se comprate 100 euro di crediti PlayStation li dovete pagare soltanto 85, quindi avrete 15 euro in più che vi regala Eneba per comprare tutto quello che volete, ad esempio all'interno di Call of Duty, approfittatene. Ma partiamo con il video informativo. Una curiosità, vi ricordo che da tempo c'è il famoso glitch delle mimetiche che permette praticamente di mettere qualsiasi tipo di mimetica di qualsiasi COD, parliamo principalmente di Modern Warfare, Cold War e Vanguard, su qualsiasi tipo di arma, appunto di queste armi, ad esempio la Dark Aether, che è una mimetica speciale della modalità Zombies di Cold War, si può mettere ad esempio sul Grau per farvi capire. Bene, che cosa ha fatto Raven dopo una marea di settimane se non mesi? Bene, Raven ha disabilitato la possibilità di modificare gli equipaggiamenti quando ci si unisce oppure quando si effettua il matchmaking con il party di un altro giocatore, questo per evitare appunto il glitch e che la gente appunto faccia questa cosa. La cosa è veramente, a mio avviso, fatemi dire, vergognosa, non tanto per il fatto del fix del glitch delle mimetiche che non riescono a risolvere e hanno dovuto fare in questo modo per evitare che la gente lo faccia, ma invece di andare a sistemare i problemi importanti del gioco, evita che la gente faccia il glitch per mettere una semplicissima mimetica che ha appunto fatto nel gioco su un'arma su cui non poteva andare. Sinceramente i problemi sono altri, si impegnasse a risolvere gli altri problemi di Warzone anziché questi che secondo me non danno per nulla fastidio a nessuno. È disponibile da ieri sera alle ore 18 ragazzi l'aggiornamento di Vanguard, il peso è di circa 9 GB su PlayStation. L'aggiornamento di Warzone ancora non è stato rilasciato, molto probabilmente già questa mattina, come vi dissi già nei precedenti TG Code, ci sarà per diversi utenti PlayStation il pre-download, quindi rimanete sintonizzati sui miei social, vi terrò aggiornati sul peso di Warzone. Poi alle 18, non appena saranno rilasciate le patch note, ne parleremo appunto in live sul mio canale YouTube, quindi vi aspetto alle 18. Poi se volete sul mio profilo di Twitter vi ho messo una marea di bundle e skin in anteprima della season 4 trovati all'interno dei file di gioco, c'è di tutto e di più, delle cose veramente incredibili, addirittura ci sarà una mimetica, diciamo così, unicorno. Ma che cosa accadrà nella giornata odierna? Andiamo a fare un recap completo delle cose più importanti che arriveranno in corso di questa season 4, che sembrerebbe sulla carta la più ricca appunto della season e delle season di ovviamente Vanguard con Warzone. Allora, alle ore 18 avremo la nuova mappa Fortune Keep, mappa che andrà praticamente a sostituire temporaneamente Rebirth Island, che tornerà a rotazione, quindi non vi preoccupate, Rebirth non sarà rimossa, poi tornerà in una variante ancora più complessa e in versione zombies in corso di season 4. Quindi avremo Fortune Keep con 4 punti di interesse molto interessanti: l'azienda vinicola, la torre, quindi la zona della fortezza, avremo appunto la cittadina e il covo dei pirati. Questi sono i 4 punti di interesse più importanti. Ieri vi ho fatto vedere anche le immagini in anteprima. Ci sarà un grosso aggiornamento di Caldera con l'introduzione di Storage Town, punto di interesse che avete giocato su Verdansk. Ci saranno nuovi e piccoli micropoi, saranno aggiunti nuovi vault, quindi praticamente dei bunker sotterranei, e sarà ridotta la vegetazione della mappa del 50%, con anche la rimozione di tanti corsi di fiume. Ieri anche immagini in anteprima, recuperate il video di ieri. In corso di season poi avremo il sub blindato, avremo nuovi
palloncini di ripiegamento. L'ATM arriverà in corso di Season 4, quindi avremo i bancomat che saranno molto importanti nella modalità malloppo dorato, nuova modalità dove si faranno una marea di soldi. Infatti arriverà anche il Black Market Run, quindi il mercato nero di cui vi ho parlato nei giorni passati. Recuperati gli ultimi TG code per tutti gli approfondimenti nello specifico. Oggi voglio farvi un recap completo. Arriverà poi anche la modalità estrazione cash, che è veramente interessante, con una marea di soldi che si potranno tirare fuori, oltre 5 milioni di dollari. All'interno invece di Vanguard avremo la nuova mappa USS Texas 1945, in corso di season invece arriverà Desolation, ci sarà la nuova mappa Zombies, già da questa sera il remake di Shinonuma con le nuove quest, con la nuova Wonder Weapon, il nuovo Pacapunch, una nuova storia. Se andate sul mio profilo Twitter vi ho messo anche dei link in anteprima, dei gameplay in anteprima, perché alcuni insider sono riusciti già appunto a mostrare le anteprime non appena è stata rilasciata la patch 1.19, prima che vengano appunto bloccati tramite appunto la novità e il fatto di giocare offline. Poi arriveranno due nuovi operatori con il bundle, quindi con il battle pass della season 4 avremo il capitano Butcher, e poi arriverà appunto il bundle di Callum Henry. Poi in corso di season arriverà i Ken, i Love, ci saranno tantissimi nuovi bundle come il Violet Self Pro Pack, ne parleremo appunto in questo video, l'Horsement of Apocalypse che è tutto quello dorato, e poi il Rokun Gold. E poi avremo ben tre nuove armi al lancio: il Marco 5 che è un SMG, l'UGM8 che è un mitraglione, il Push Dagger che è appunto un'arma corpo a corpo. In corso di season arriverà l'antico parente, diciamo così, del Vargo di Coldor, il Vargo S, all'interno appunto di questa season. Queste le novità più importanti che ci aspettano praticamente questa sera. Il profilo ieri sera invece di Call of Duty ha pubblicato questa immagine teaser della season 4, andando a confermare che ci sarà un crossover con Terminator. Skynet, per chi non lo sapesse, era l'intelligenza artificiale appunto di Terminator. Ecco altre novità della season 4. Vi faccio vedere la skin della stagione 4 del livello 100, che appunto è completamente oro, più ci sarà un progetto arma molto speciale. Con il battle pass della stagione 4, se comprerete il bundle da 2400 Call of Duty Point, riceverete questa skin bonus con una maschera LED stile Fortnite. Il pacchetto che mi state chiedendo tantissimo, il Violet Stealth Pro Pack, ha dichiarato ufficialmente Activision che sarà disponibile nella stagione 4, quindi non ha detto già da questa sera. Mentre per riprendere il discorso dei pacchetti Terminator, arriveranno due pacchetti però nell'aggiornamento di metà stagione, quindi Terminator arriverà più avanti, quindi dopo i grossi aggiornamenti, ad esempio l'evento degli anni 80 oppure dell'evento con Godzilla e King Kong, avremo anche Terminator all'interno di Call of Duty. Avremo due pacchetti, il pacchetto tracciante a tempo limitato, il T800, e il pacchetto tracciante a tempo limitato, il T1000. Maggiori informazioni, ragazzi, ve le potrò dare nei prossimi giorni. Questo era tutto quello che volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero e quello che ci aspetta praticamente questa sera. Rimanete sintonizzati sui miei social perché vi darò i pesi appunto delle patch di Warzone. Alle 18 saremo in live, così giocheremo Fortune Keep, vedremo le patch note con tutte le traduzioni italiano delle novità più importanti, tra cui le modifiche alle armi come succede sempre all'inizio di una nuova season. Quindi un bel mi piace, arriviamo a 500, supportateci se volete, sono attivi gli abbonamenti sul mio canale YouTube, e noi ci vediamo alle 18 in live, mentre con me domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG Code.